Entriamo nella rassegna stampa, dove tutti i quotidiani aprono proprio con letture personali del risultato del voto, anche se mi sembra che si punti più o meno tutti dalla stessa parte, diciamo l'oggettività dei numeri, ecco, quantomeno questo. Adesso andiamo subito anche a salutare a Roma Davide Giacalone, che ci ha raggiunti. Buongiorno Davide. Buongiorno, bentrovati. E partiamo appunto con le prime, Enrico. Buongiorno Davide. Allora, le diverse letture dei quotidiani. Allora, Corriere della Sera, le città premiano il centrosinistra, questo direbbe qualcuno infattuale. La prima della Stampa, caduta dei populisti, rivincita del Partito Democratico. Libero, sveglia centrodestra, il voto è un campanello d'allarme. C'è il giornale che dice occasione persa. Il Fatto Quotidiano, Partito Democratico e 5 Stelle uniti vincono, le destre unite perdono. Poi c'è la prima di Repubblica, il crollo dei sovranisti, fronte centrodestra, candidati di Lega e Fratelli d'Italia travolti a Milano e Napoli, Calabria a Forza Italia. Il centrosinistra vede il trionfo di Sala, Lepore e Manfredi. Letta vince a Siena, esplodi Calenda a Roma, ma non basta. A te Davide. Allora, questo quello che hai letto in buona sintesi, ma anzi senza neanche la sintesi, è proprio, c'è, cioè, una ripetizione, diciamo, ossessiva di quello che è il risultato. La sinistra vince, la destra perde. Qualcuno si dimentica di ricordare che il Movimento 5 Stelle perde, ma di brutto. C'è però un dato che credo andrebbe messo al primo posto, cioè il più del 45% degli aventi diritto non va a votare. Questo mi induce a pensare, a leggere questo risultato, che è in dubbio, è quello che prima hai detto tu, però io lo leggerei anche in un altro modo. Ieri non ci sono stati molti vincitori, in compenso ci sono stati dei chiari sconfitti. C'è un fronte e un modo di porsi, Repubblica li chiama sovranisti, ma insomma in buona sostanza è quello di dire o si fa così o niente, voglio i poteri, risolvo i problemi, cavalco qualsiasi cosa. Oh, quante ore, mesi abbiamo passato a parlare vaccino sì, vaccini no, e quelli che non si vogliono vaccinare, e i Novax, e come faremo. Poi gli elettori si muovono e no, scompare. Questo non c'è. In fondo, quando noi dicevamo sì, vabbè, ho capito che ci sono degli insegnanti che non vogliono vaccinarsi, ma il 93% degli insegnanti sono vaccinati. Poi toglici quelli che non si possono vaccinare, quanto sarà il problema? 4-5%, 3%, non lo so, ma mi pare irrilevante, li lasciamo a casa, abbiamo risolto il problema. E in effetti poi le liste che si chiamavano ai Novax praticamente non ci sono. Non hanno risultati. E quelli che hanno voluto, diciamo, polemizzare sul Green Pass, se si può utilizzare, lo Stato, diciamo, la dittatura sanitaria. Cioè, in realtà nelle urne tutto questo non c'è. Però non c'è neanche l'entusiasmo. Ecco perché dico, ci sono dei chiari sconfitti, ma ci andrei piano a dire quegli altri hanno vinto. Perché non c'è stato trascinamento, non c'è stato entusiasmo. In fondo, in un certo senso, vale la fotografia del risultato di Roma, dove perdono un po' tutti, cioè non c'è nessuno, la stessa sinistra, Gualtieri che va al ballottaggio, quindi fa un ottimo risultato, e adesso in bocca al lupo, ci sono altri 15 giorni di campagna elettorale. Ma insomma, non è che sia questa cosa che uno dice, c'è stato l'entusiasmo dei cittadini romani. Poi altri sindaci in altre città, Sala a Milano per esempio, ha ottenuto un risultato straordinario, perché è evidente che c'è un consenso per quel lavoro che ha fatto fin qui, ma anche lì gli elettori in gran parte se ne sono stati a casa. Non sottovaluterei questo vuoto, senso di vuoto che ci consegnano. Il risultato di queste elezioni amministrative che riflessi può avere però sul governo nazionale? Tira avanti per i fatti suoi. Proprio perché, siccome segnalano il vuoto, cioè poi quello che ti danno più che altro è il vuoto d'aria, il governo va avanti per i fatti suoi. In fondo, ieri, quando sono arrivati i dati che avevano il significato che abbiamo già visto, rivisto e ridetto, da una parte c'era Salvini che ha detto: sia chiaro, la nostra sconfitta non serva a indebolire il governo. Non ci eravamo accorti che fossero così, diciamo così, pretoriani del governo. E a sinistra Letta dice: abbiamo vinto, quindi si è rafforzato il governo. Allora, facciamo così, ricordatevi di essere alleati al governo e cercate di utilizzare il tempo che va da qui al 2023, quando si voterà, consegnando qualche prodotto che dia un po' meno il senso del vuoto. Avete la destra e la sinistra, per esempio, hanno un comune interesse
a che funzioni il sistema di giustizia, che non funziona. Hanno un comune interesse a che funzioni il fisco. Hanno un comune interesse alla riforma degli ammortizzatori sociali. Se però ogni volta che si prende uno di questi temi, uno deve essere l'alfiere della giustizia contro la corruzione, l'altro deve essere tolti le mani dalle tasche degli italiani, ci sono già dentro, ce l'avete messo tutti voi quando siete al governo, ce l'avete messa. Quindi semmai non è tanto togliere le mani dalle tasche, ma cercate di amministrarli meglio, cioè di non buttarli via, ecco, di non metterci le rotelle se possibile e così via. Forse queste cose qua darebbero un'aria di serietà e porterebbero magari qualche elettore in più a voler esprimere la propria opinione, la sua opinione. Allora andiamo su, abbiamo già visto la prima di Repubblica, il crollo dei sovranisti, 5 stelle al minimo storico, astensione record, vota solo un elettore su due, poi anche blackout social in tilt WhatsApp e Facebook, ma di questo parleremo perché ovviamente la notizia tra l'altro non è solo a livello italiano perché è stata globale, però sempre su Repubblica, ma a pagina 30, e ce lo segnali tu Davide, c'è questo argomento, questo titolo interessante, ma per provare a capire: passo falso della Sicilia, 31 progetti su 31 rifiutati, persi 422 milioni del PNRR. In tutto sono stati presentati 61 progetti, nessuno di questi è andato a buon fine. Insomma, abbiamo perso soldi, la Sicilia ha perso soldi, cioè nel senso che di 61, 31 gli hanno detto no, guardi, così no, gli altri 30 dice adesso li leggiamo, però insomma se quello è il buongiorno, come dire. Allora, qui bisogna, diciamo, mettere in ordine le cose. Intanto non c'è dubbio che un risultato di questo tipo segnala una capacità amministrativa non propriamente al top. Questo è probabilmente dovuto non solo al colore politico, poi per carità tutti i tifosi hanno diritto di esprimere la loro opinione, però probabilmente anche a un'amministrazione nel suo complesso ormai ridotta in condizioni tristi. La Sicilia ha il massimo dell'autonomia, l'autonomismo siciliano è un pezzo della storia della Sicilia, però oltre ad essere un pezzo della storia non è al momento, diciamo, al momento da qualche decennio che si segnala come anche un elemento, un pezzo del successo della Sicilia, tutt'altro. Detto ciò, però l'interesse collettivo è che i soldi messi a disposizione dall'Unione Europea vengano utilizzati e vengono utilizzati al meglio, ragione per la quale a Palazzo Chigi si è già, diciamo, all'opera una struttura di sostegno per le amministrazioni, vogliamo dirlo in corretto italiano, che non sono capaci. Cioè, se però non sei capace, io non è che posso dirti siccome non sei capace, attaccati, perché c'è un problema reale che riguarda lo sviluppo dell'Italia. Quindi dove non si è capaci, qualcuno li deve aiutare a fare i compiti, perché se no le cose si mettono male. Detto ciò, mentre qualcuno li deve aiutare, qualcuno deve anche informare gli elettori. E io non credo, lo dico, l'attuale presidenza e maggioranza in Sicilia è di centrodestra o di destra, ognuno la metta come gli pare, però con tutta franchezza non credo che sia un problema solo di schieramenti, perché quello che c'era prima non mi sembrava che fosse particolarmente più efficace. E però lì bisogna informare gli elettori, poi se volete continuate a votare per simpatia o meglio più facilmente per antipatia di quell'altro, però poi si perdono i soldi. Non c'è dubbio. Allora Davide, continuiamo restando sulla prima di Repubblica, fondo pagina, il piano, l'Unione Europea, una riserva comune di gas contro i rincari. La proposta di un consorzio europeo che serve ad acquistare gas solo per lo stoccaggio, insomma una riserva da usare nei momenti di difficoltà. Che ne pensi? Sì. Allora, questa più che altro viene presentata da Repubblica, diciamo, benevolmente come una proposta, un'iniziativa dell'Unione Europea. È vero fino a un certo punto, nel senso che ci sono Francia, Spagna e Italia che premono molto in questa direzione e altri paesi che sono un po' meno d'accordo. Perché? Perché magari hanno risolto già il problema per i fatti loro, hanno già gli stoccaggi. Tenete presente che uno dei modi che c'è nel mondo per cui il mercato del gas a un certo punto, adesso tutti che è aumentato il prezzo, ma a un certo punto era crollato. Perché? Perché c'era una sovrabbondanza di gas e questo gas era in sovrabbondanza perché lo si può rendere liquido e portarlo in giro e poi rigasificarlo al momento, cioè renderlo nuovamente allo stato gassoso al momento dell'utilizzo. In Italia questa roba, gli impianti per fare questo non li abbiamo mai voluto fare,
c'era sempre qualcuno che diceva no qui, no lì, no su, no giù. Il risultato è che quel tipo di stoccaggio noi lo guardiamo da lontano, perché non riusciamo, non è una bella cosa. In ogni caso, siccome il concetto è che la ripartenza della produzione e della forza economica dell'Europa è un interesse collettivo, alla fine la spunteremo noi, sono convinto, e ci sarà una politica comune del gas e degli stoccaggi comuni del gas. Però dopo averla spuntata, non mettiamoci nella condizione di dovere sempre far riferimento all'aiuto altrui o all'iniziativa comune dove noi non si è capaci di andare, perché non è un bel modo di procedere. Vorrei dire un'ultima su questo gas, ma insomma si sta ristrutturando anche per la produzione di energia elettrica. Noi che facciamo? Compriamo per i prossimi 100 anni energia elettrica dalla Francia prodotta col nucleare, dicendo che noi non vogliamo il nucleare perché è pericoloso? Perché questa è una roba da deficienti, che fra l'altro ci costa, diciamo, più di quello che significherebbe fare delle scelte. Forse è giunto anche l'ora di fare delle scelte, e su quello sì, per la miseria, fare divisioni politiche, perché quello ha un senso, non mica dobbiamo pensarla tutti allo stesso modo e fare tutti, ma su quello, non su vota per me perché sono più bello di lui, perché non ha funzionato. Ne abbiamo parlato anche poco fa nella linea diretta, ieri in tutto il caos naturalmente dello spoglio, dei primi risultati delle elezioni, c'è stato questo, sono stati questi disservizi insomma pesanti ai social, Facebook, Instagram e WhatsApp. Davide, ieri scrivevamo anche a te e tu non ci rispondevi, abbiamo provato con Facebook, su Instagram sapevamo se ci fossi, fra l'altro c'è il comune di Trieste che ha scelto una piattaforma che non lascia mai a piedi proprio utilizzatori, che è WhatsApp, per trasmettere i dati, si è impallato tutto per diverse ore. Che è successo a te? Ma allora, da una parte, diciamo così, alcuni servizi, alcuni social sono crollati, come si dice, e può capitare, diciamo, un crollo ci può stare in queste cose. La cosa che mi ha divertito di più è ieri sentire qualcuno, scambiamoci messaggi all'antica, mandami un sms all'antica, cioè era, per noi era una frontiera di tecnologia finalmente superata, siamo tornati all'antica, cioè a qualche anno fa. Ma detto questo, sì, ripeto, un guasto, una questione può sempre esistere. Il fatto è che coincide quello che è successo ieri dal punto di vista tecnologico con la fuoriuscita che ha avuto un grande rilievo, per esempio sul Wall Street Journal, di documenti da Facebook proprio sulla consapevolezza del gruppo dirigente, a cominciare dal fondatore della società, dell'influenza di questi social non sempre esaltante sulla popolazione e sui più giovani, e sul modo in cui è costruita anche, diciamo così, la descrizione del nostro dialogo pubblico e anche l'alterazione del nostro dibattito pubblico. Parliamoci chiaro, gente che litiga c'è sempre stata, gente che in politica si dà sulla voce c'è sempre stata, però moltitudini che insultano dalla mattina alla sera, francamente, cioè a parte il manicomio, non se ne trovavano tanti, e invece lì se ne allora tutto questo ci dice che forse questa roba ha cambiato la comunicazione. Noi stessi la utilizziamo per fare radio, cioè che per usare un mezzo ne usiamo anche un altro, le integriamo, e però tutto questo ci dice che è arrivato il momento anche della regolamentazione. La parte pionieristica, ognuno fa come gli pare, insomma, adesso basta. Certo, poi messaggiare all'antica, no, al suo fascino. Esatto. Tra l'altro, Davide, molti non hanno neanche gli sms nella tariffa, perché insomma non li usa. E non li usa. Per mandare sei bollicioni alzati via sms hanno speso 30 euro. Per riuscire a dire un minimo di ok, esatto. Va bene, hai ragione. Andiamo sulla stampa, l'abbiamo già detto, abbiamo già letto anche in questo caso la prima quasi tutta dedicata alle elezioni, ma a pagina 29 c'è questo bel pezzo, Adios Cuba, si intitola così, e racconta di una commistione tra sport e politica. 9 giocatori di baseball della nazionale fuggono durante i campionati Under 23 in Messico. L'Havana li definisce vili. Eh sì, certo, naturalmente, come vuoi che li definisca, ma da Cuba non si è mai smesso di scappare. La Cuba si continua ininterrottamente a scappare. Adesso ci sono solamente gli effetti fossili del regime castrista, del dispotismo castrista, però si continua a scappare. Forse toccherebbe anche a una certa intellettualità del nostro mondo libero fare i conti con questo paradiso che loro guardavano da lontano con passione perché non ci vivevano. Chissà perché sto paradiso, per chi non ci vive,
per chi ci abita invece è francamente un inferno. E non si capisce perché, diciamo, gli uomini dell'intellettualità libera dovevano essere necessariamente ammiratori del castrismo e di Cuba, e però gli intellettuali liberi cubani finivano regolarmente in galera, oppure appunto dovevano scappare e andare da un'altra parte. Fare i conti con questo, diciamo, spero che a Cuba fra l'altro ha un potenzialità di ricchezza enorme se riesce in qualche modo a liberarsi da questa forma mentale che si è impadronito, che è anche un po' di fatalismo che si è impadronito dell'isola. Ma detto questo, c'è molto della nostra cultura che deve fare i conti con i miti del passato, che non passano mai, anche se temo che oggi delle magliette con Che Guevara, che peraltro forse, diciamo, Fidel Castro un ruolo ce lo ebbe nella sua eliminazione, temo che molte delle magliette con Che Guevara siano più una reclame del basco e con una scarsa consapevolezza di chi diavolo sia e perché si chiama il Che. In chiusura questa mattina proprio un tweet, pagina 39 del Corriere della Sera: i segreti del tatto valgono il Nobel, Julius e Patapunian premiati per la scoperta dei recettori di pressione e temperatura anche grazie al peperoncino, speranze per la cura del dolore. Che ci dice? Quando è arrivata la notizia ieri, una giornata dei risultati elettorali, finalmente fai un sorriso e dici che bello, non c'è alcun dubbio, meritano straordinariamente il Nobel, non so assolutamente niente di questi recettori e quindi diciamo speriamo che poi ce lo spieghino con calma, però la cosa meravigliosa era, dice, finalmente si è scoperto perché quando ti accarezzano te ne accorgi e quando una cosa brucia ti accorgi che sta bruciando, che tu dici ma sul serio, perché non ci avevo mai pensato all'ipotesi che uno se ne potesse accorgere. Naturalmente te ne accorgi perché ci sono questi recettori, quindi è una cosa molto seria, non bisogna prendere adesso, io l'ho presa da parte, però è carina questa cosa, dice, e il tutto grazie al peperoncino, perché in effetti se hai maneggiato il peperoncino e poi vuoi essere affettuoso con qualcuno, attento a dove metti le mani, perché effettivamente i recettori lì potrebbero, diciamo, in qualche modo eccitarsi, ma nel senso non particolarmente nobile della faccenda. Sì, sì, gli fai un danno. E lì ci siamo infilati in un cul-de-sac. Brucia, brucia. Sì, brucia. Andiamo i saluti. Scegliere bene dove mettere le mani. Grazie Davide, ci sentiamo domani 7:10, rassegna stampa. A domani, buona radiovisione a tutti.